Dio usa persone normali, che hanno delle paure, dei timori, che nella fossa dei leoni non ci vogliono andare, che le prove non le vogliono vivere, che quando sono nella difficoltà loro stessi pensano che non ce la faranno, che qualche volta loro si sono dati per vinti, ed è capitato, hanno pianto e hanno cominciato a dire: ma Signore, sono ormai fallito, non ne verrò più fuori, è finito il mio servizio. Ma quando tu dici non ce la faccio più, Dio ti libera, perché è Lui la tua forza. Tu devi scoraggiarti, tu devi andare giù, tu devi essere debole, perché quando noi siamo deboli, allora siamo forti. Dobbiamo sfatare il mito del servitore di Dio, che è un superuomo. Non è così. Il servitore di Dio e la serva del Signore piangono, si affliggono, si abbattono, ma hanno un desiderio, hanno il cuore del servitore, vogliono fare qualcosa per la gloria di Dio. E Dio li aiuta. Io non dipingerei Daniele tanto tranquillo mentre scende nella fossa dei leoni. Anch'io ho avuto un cancro, sorella, sai? Era il 1998. Non l'ho raccontato spesso. E avevo un cancro all'intestino. Mia moglie era preoccupata. Io non avevo più le forze di prima. Ma abbiamo amato Gesù sempre con tutto il cuore e volevamo fare qualcosa per Lui. Ero pastore di due chiese. Non potevo più stare in piedi, fratelli. Mi portavano in chiesa. Dovevo stare seduto. Mi alzavo 10 minuti per predicare. Non mi davano speranza. Una sera, malato di cancro, sono andato a predicare in una comunità. E ho predicato sul soggetto della salvezza. Ricordo quella predica, era Apocalisse capitolo 3, versetto 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se uno ode la mia voce, apre la porta. Io entrerò da lui e cenerò con lui. Gesù vuole salvare la tua vita. Era il messaggio di quella sera. E io stavo morendo per un cancro. Dio ha benedetto quella serata. Non avevo forze. E il pastore ha detto: preghiamo per i malati, Michele. E ho detto: va bene. Preghiamo per i malati. E avrà pregato per i malati. Quando abbiamo finito, ho detto a quel pastore, che non sapeva la realtà della mia condizione: fratello, scusa, puoi pregare per me? Lui mi ha imposto le mani e ha detto queste parole: quello che stai vivendo è per la gloria di Dio. Io sono il Signore che ti guarisce. E in quel momento Dio mi ha guarito completamente, totalmente. Mi ha guarito prima nel cuore, perché avevo ancora i sintomi, ma avevo la certezza della guarigione. Sono andato il giorno dopo in chiesa, al mattino, la prima chiesa, e poi al pomeriggio la seconda. Ho detto: fratelli, non pregate più, Dio ha operato nella mia vita. E dopo un po' sono andato a fare una visita, perché dovevano prendere le parti e così analizzare per decidere come fare l'intervento. Quando sono arrivato lì, mi hanno steso su un lettino, hanno cominciato a cercare il tumore dov'era, perché avevano tutto con gli incartamenti, era tutto certificato. E quel medico mi ha guardato, ha detto, diceva prima l'infermiera: vai un po' più in alto con la sonda, vai un po' più in basso. Ha cercato per un quarto d'ora, poi mi ha guardato e ha detto: lei ha un intestino perfetto. Abbiamo glorificato il nome del Signore. Ho tremato per lungo tempo, ho pianto, mi sono disperato, qualche volta mi sono scoraggiato, ma Dio poi mi ha aiutato e ha operato nella mia vita.